grazie al Comitato per avermi invitato, per avermi dato questa possibilità e questa opportunità di esprimere, se possibile, un mio pensiero in merito. Il tema in discussione è straordinariamente importante, tuttavia se è un'assemblea autoconvocata, sostanzialmente ci potremmo definire, se me lo consentite vorrei rinunciare a un minuto del mio intervento e proporre a tutti noi di osservare un minuto di raccoglimento per quello che sta succedendo nel Nord Africa, a fianco di cittadini, uomini e donne che in questo momento stanno perdendo la vita per difendere la libertà anche di espressione. Seconda questione, sì, non sto qui a rappresentare i problemi del paese, devo ringraziare il partigianato e il popolo commercio che mi hanno delegato ad esprimere queste considerazioni anche a nome loro, ma siccome con molta chiarezza sono indignato per quello che è successo attraverso una serie di posizioni che hanno determinato delle reazioni, sono capito male, dalla direzione regionale e proprio insegnanti, consentitemi di esprimere agli insegnanti della scuola delle Covadini, al corpo docente, a tutti i lavori operatori, alla preside e così via, la personale vicinanza e solidarietà con una considerazione. Ho avuto due figli che hanno frequentato nel passato le scuole medie Covadini Fermi e voglio ringraziare questi insegnanti, alcuni dei quali ancora continuano ad insegnare, per come hanno educato i miei figli. Terza questione, sarò molto sintetico, rispetterò il minutaggio che mi è stato dato. Con molta schiettezza e con molta chiarezza voglio dire che rispetto a una proposta che non c'è, qualche mese fa forse avevo, rispetto al tema che stiamo discutendo, forse avevo le idee più chiare di adesso. Rispetto evidentemente a relazioni e a riferimenti a parametri più certi di adesso. Pertanto oggi considero una proposta che ho una ipotesi, un percorso che non so che cosa sia e quindi esprimo la mia nettezza con molta chiarezza, contrarietà all'iniziativa stessa. Per il lavoro che svolgo e che svolgiamo nelle nostre associazioni siamo abituati a confrontarci con delle problematiche alle quali dobbiamo dare delle risposte concrete e anche veloci. E spesso anche a delle proposte da parte di piccoli imprenditori che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale, ma sono chiaro, sono letto, noi abbiamo un ruolo anche consulenziale, ma siamo abituati a confrontarci con cose chiare, molto spesso molto semplici e per questo spesso anche vincenti. Io non riesco a capire ancora oggi per quale motivo e dove si vuole andare a parare con questo tipo di proposta che questa amministrazione fa. Sono indignato perché altri si indignano che cittadini normali, tra virgolette normali, come dovremmo essere tutti, cercano di rappresentare e di dimostrare che avrebbero anche un diritto rispetto a quello che una pubblica amministrazione che dovrebbe gestire la cosa pubblica nell'ambito di un edificio che dovrebbe essere un palazzo di vetro, quindi trasparente, e quindi ci si immagina sicuramente una determinazione amministrativa che potrebbe essere frutto appunto di elaborazione di progetti, di proposte, ma sicuramente non si cerca di evitare il confronto e l'incontro, soprattutto se si tratta di temi seri, veri e possiamo anche definire sensibili, che vanno a toccare tutta una serie di interessi, siano essi interessi di carattere culturale, mentale piuttosto che economico. Allora, questo decisionismo, che però a volte sembra che sia decisione obbligata, percorso obbligato, altre volte sembra minaccia,
altre volte sembra necessità, altre volte può sembrare può apparire un affare. Io francamente non riesco a confrontarmi. Perché? Perché la proposta non per scaricarmi di alcune responsabilità, ma perché vedo e definisco questa ipotesi, questo percorso, perché non sapevo come definirlo, poco chiaro, poco trasparente. Fino anche a cominciare a pensare che ci sia qualcosa sotto, senza accusare nessuno, forse per qualcosa sotto che nessuno di noi dovrà sapere, e su questo non ci sto. Ed è per questo che ringrazio il Comitato, ed è per questo che sono qui a confrontarmi, per chiedere con forza e determinazione a questa amministrazione comunale di farci e di metterci nelle condizioni di poterci confrontare con una proposta ben definita, con un percorso ben chiaro, con delle motivazioni concrete e con degli obiettivi da raggiungere, possibilmente condivisi e nell'interesse collettivo. Altrimenti mi viene da pensare che tutti questi elementi, contenuti essenziali di una proposta amministrativa, o non sono presenti, o sono tutt'altro, o ce ne sono altri. E anche nell'interesse dell'amministrazione, secondo il mio modesto avviso, sarebbe venire qui a confrontarsi, qui o in altri luoghi, perché come recita il titolo di questa nostra, di questa iniziativa del Comitato, quello che è in gioco, a nostro avviso, l'abbiamo ripetendo da mesi, non può essere solo l'abbattimento, la vendita di un edificio, è qualcos'altro di più importante, e forse l'amministrazione non si sta accorgendo, ma a suo danno, che i cittadini in questa città vogliono contare, vogliono mettere il contenuto a quelle proposte per far sì che sul serio questa città diventi territorio, perché ne ha bisogno la città, questi cittadini, queste imprese, questo territorio, di avere una città di riferimento fatta di servizi, di cultura, di iniziative, che possa attrarre e non scacciare, che possa dare gli interessi generali e non di pochi. È di questo che siamo stanchi. La domanda ci sorge spontanea: perché lo stesso divisionismo non si è affrontato, non si è divulgato rispetto a tante altre problematiche? Perché rispetto a tanti altri problemi amministrativi, dall'immondizia alle altre iniziative, dall'acqua, da tutte le cose che noi viviamo quotidianamente, non hanno applicato altrettanto divisionismo? Perché per alcune cose non hanno obiettivi chiari? Perché questo tipo di iniziativa talvolta ce la presentano come un investimento verso la cultura e la scolarizzazione, talvolta per esigenze di stabilità, logistiche, per paura, oppure come un affare? Perché tutto può essere compreso, ma tutto deve essere discusso, condiviso. Non stiamo discutendo di un atto amministrativo normale, e soprattutto c'è una cittadinanza che a mio avviso chiede molto di più, chiede di partecipare, quindi questo ne sono particolarmente contento, chiede forse per via di tante necessità di carattere economico, culturale e così via, ma la presenza qui oggi è una presenza significativa, consentitemelo, sia sotto l'aspetto numerico, ma se permettete anche sotto l'aspetto professionale. E come si fa a non ascoltare tutte queste risorse se si vuole fare il bene della città, tutte queste professionalità, anziché valorizzarle, noi cerchiamo di emarginarle, di non ascoltarle. I capigruppo che si indignano perché qualcuno vuole discutere, qualcuno si indigna perché gli insegnanti vogliono discutere, vogliono fare politica nell'interesse del loro mestiere, che è annoverato dalla loro attività, educare, discutere, dialogare. Non si cerca lo scontro da parte dei cittadini, si cerca l'incontro, si cerca di capire. Scusatemi, se la proposta è questa, non sono d'accordo, perché non c'è proposta. Non lo so che cosa vogliono fare, progetto Fananzi, lo devono chiudere perché abbiamo paura del terremoto, perché un investimento economico, non lo so, è tutto e nulla. Allora chiediamo semplicemente a questa amministrazione di essere più chiara, di confrontarsi, perché potremmo sin anche essere d'accordo se riusciamo a capire quello che vogliono fare. Vorrei chiudere con un appello. Siccome il tempo straordinariamente importante, la costituzione del Comitato deve dovere a questa iniziativa, chiederei agli stessi
partecipanti a questo comitato di proseguire questo loro impegno, perché lo ritengo necessario e vitale per questa città. Grazie.